Il nostro liceo rientra all'interno di una scuola abbastanza grande, l'Istituto Medi Livatino, che ha la sede della presidenza a San Bartolomeo in Galdo. Insegno italiano e latino al liceo classico Livatino a San Marco dei Cavoti. Sono docente qui da 8 anni. Per noi questa è soltanto una continuità. Noi abbiamo cominciato la collaborazione con gli amici di Leonora già dall'anno scolastico 2010-2011. Noi crediamo che sia fondamentale per formare delle persone sane, perché la scuola non è la scuola moderna, la nostra scuola almeno non pensa soltanto a formare dei ragazzi che abbiano dei contenuti, ma a formare delle belle persone. E pensiamo che il sapersi dare a persone meno fortunate sia un punto di partenza fondamentale, quindi scendere un po' dal piedistallo, essere capaci di guardarsi intorno e magari anche offrire una mano a chi appunto ha veramente bisogno. Quando per la prima volta nel 2009 io ho proposto ai ragazzi, in seguito a una mia esperienza personale di ospedalizzazione, l'idea del volontariato, l'ho proposto con molti dubbi, perché ho pensato che nessun ragazzo avrebbe resistito. E dopo che avevo visitato il centro di San Marco che si occupava di disabili, dato che noi non avevamo la possibilità di andare in un ospedale, l'ospedale più vicino per noi è a Benevento, ho visto i pazienti, ho conosciuto i pazienti e ho temuto che i ragazzi non avrebbero proseguito, anche perché si dice che i ragazzi sono superficiali, magari di fronte a questo non avrebbero resistito. E invece abbiamo avuto una lezione meravigliosa da parte dei ragazzi. Nonostante noi avessimo fatto fare un paio di giornate di prova e avevamo messo a loro agio i ragazzi facendoli sentire liberi di poter rinunciare, nessun ragazzo ha rinunciato. Poi noi per una questione di crediti avevamo previsto un percorso di minimo 30 ore, nessun ragazzo si è fermato alle sue 30 ore. Questo ci ha fatto capire che effettivamente è stata un'esperienza interiorizzata e vissuta anche con gioia, con divertimento, perché poi io li seguo, quindi vado anch'io il pomeriggio a incontrarli e quindi loro lo vivono con una naturalezza che noi più grandi sicuramente non sappiamo dare e si sanno dare, sanno rinunciare per loro e lo vivono con molta più spontaneità e con dedizione e con rigore e con grande responsabilità.